Ciao ragazzi, dunque appena finita Atalanta-Juventus, semifinale del campionato Under 16, la Juventus ha vinto 2-1 ai supplementari grazie alla rete di Lamann proprio al termine del primo tempo supplementare e si qualifica alla finale di venerdì sera contro l'Inter. Ancora Juventus-Inter, come con l'Under 15, come in semifinale primavera maschile, come in semifinale primavera femminile, come sarà nella finale femminile Under 15, sarà anche nella finale Under 16. Insomma, sono molto contento perché ho visto una grande Juve che era andata sotto. Non meritatamente a mio avviso, perché era una partita che in 90 minuti dovevano finire pari, però con personalità e a differenza degli Under 17 tanto ordine. Under 17 li ho visti tanto confusionari nella loro semifinale, qui li ho visti, gli Under 16 li ho visti molto più ordinati, tranquilli, gestire bene il pallone e giocare veramente una grande partita alla fine. E questo li ha portati poi alla fine a vincere una partita con l'Atalanta che non era facile, perché l'Atalanta è una delle migliori squadre della categoria da anni, il settore giovanile dell'Atalanta è uno dei migliori d'Italia e adesso, insomma, come possiamo dire, adesso ce la giochiamo con l'Inter e non sarà facile perché, insomma, l'Inter è un po' di anni che i trofei giovanili li porta a casa quasi tutti, quindi insomma sarà bello perché la Juventus comunque è in finale di tre tornei, andrà a giocarsi tre finali in tre tornei che non ha mai vinto: Under 15 femminile, Under 16 maschile e primavera femminile. Insomma, sarebbe bello portarne a casa più possibile. Insomma, non so cosa vuol dire neanche dire più possibile. Sarebbe bellissimo, però mi rendo conto che è difficilissimo. Però, insomma, intanto bisogna dire che bisogna essere soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi. E niente, dunque, spero di dover posticipare il video, quello del bilancio della stagione della Juventus generale, quindi con dentro anche tutte le giovanili, ma spero di posticiparlo perché ricordiamo che chi vince il campionato Under 16 andrà a giocare anche poi la Supercoppa e questo vorrebbe dire posticipare il video che volevo fare sulla Juve, ecco, mi auguro di doverlo posticipare. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento che i prossimi video ci saranno dunque tre finali in tre giorni praticamente, e ho bruttissime sensazioni per la primavera purtroppo femminile per via degli infortuni che hanno colpito la squadra e della forza del Bari che è veramente tanta, per le altre due giovanili, insomma, che ci resta soltanto da guardare e provare a vedere se riusciamo a portare a casa più partite possibili, quindi più titoli possibili. Incredibile comunque che l'Under 15 femminile e l'Under 16 maschile ci sarà Juventus-Inter in finale, così come è stata, ripeto ancora, la finale degli Under 15 maschile. Ragazzi, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video che nei prossimi giorni saranno sicuramente tanti. Ciao!